Stai tranquillo, eh? Domini. Para, sei padrone dell'incontro. Tiè, ma neanche con l'uva. Sta sciolto quei muscoli, su, rilassa qua, rilassa. Hai bevuto? Ti sei idratato, hai preso il colase? Pugno alto, pugno basso e tiè, tu leghi al cazzo. Manca il sangue ti fa uscire. Palletta avanti e pugno. Palletta avanti e pugno, dai. Indietro, avanti, calcio. Indietro, avanti, calcio. Dai, dai. Vai e tatata spruga. Tatata spruga. Se batti questo sei boss finale, sta concentrato, frantuma gli le mucose, sono 15 anni che aspetti sto momento. Tatata spugna, tatata spugna, palletta avanti e pugno, alzate, alzate, cornuto, alzate, para, calcio basso, oriuke, sì. È tutta la vita che ti prepari a sto momento, spicca il volo, fallo per nonna, fagli sto regalo dopo che ti sei venduto pure la dentiera sua per arrivare qua. Diamo un senso a questo dolore. Stai al crepuscolo degli dei. 5, 3, 2, 1. Sgoccia dentro il mio tesoro. Ma guarda, stoppavo al crepuscolo degli dei. Grazie. Scusa, mi fai spazio che c'è sta il boss finale? C'è presente qua la frase che ti metti a sedere sulla riva del fiume e passa il materassino col cadavere del nemico, la roba là? L'hanno inventata per questo. Quando c'hai uno grosso e coatto che se gli dici qualcosa ti sfonna, è meglio che ti metti seduto a riva e aspetti. Ti metti comodo, che un po' ci vorrà, e magari tra 60 anni è invecchiato, è cascato, si è rotto il femore, lo vedi che passa e gli strilli: a pezzo de merda, stavo al crepuscolo degli dèi! Che io lo dico a fa, non è morto. Per quello io lo dici, perché è morto.